In questo punto della mappa, più precisamente qua dove c'è questa specie di miniera, l'ingresso perlomeno di questa specie di miniera, possiamo trovare dei nodi di silver. Eccoli qua. Ci daranno la pietra argentea. E qua poi troviamo anche degli scorpioni che, uccidendoli e picconandoli, ci danno licore. Soprattutto quelli grandi, i giganti, diciamo così. Siccome le miniere di silver in questo gioco sono veramente limitate a questa zona, io consiglio di fare qua una piccola base, in modo da essere sempre presenti qua in zona e da controllare ogni volta che rispondono i nodi, da poter impicconarli. In questo punto della mappa possiamo trovare sott'acqua, soprattutto in alcune zone vicino alle isolette, delle casse dove possiamo trovare sia le monete d'argento che le monete in oro. Consiglio di farvi un giro quotidiano ogni 8 ore di queste casse, in modo da raccogliere più possibilmente oro e argento. Un altro metodo, ma è più difficile e raro, però comunque ci può anche tornare utile, è quello di andare a picconare la ossidiana per trovare l'oro. L'ossidiana la troviamo in tutte le zone vulcaniche qua. Ovviamente, come ho detto prima, è una cosa abbastanza difficile che ci dia delle gemme di oro, però comunque ogni tanto le dà. Qui ce ne sono parecchie. E anche questa ossidiana ci dà qualche pezzo di cristallo, che anche questi sono abbastanza rari, a meno che non si vadano nelle zone desertiche a sud iniziali, dove c'è poi anche una cava dove c'è il cristallo, solo cristalli se ne trovano in abbondanza. Eccole qua una, però come vedete dopo un bel po' ne dà. Comunque è un altro metodo, diciamo, per trovare l'oro. Una volta tornati in base, dobbiamo andare alla nostra macina. Nella macina possiamo mettere le monete e ci darà la polvere d'argento. Naturalmente le monete d'argento ci danno la polvere d'argento, le monete d'oro ci daranno la polvere d'oro. Quindi abbiamo utilizzato la macina. Nella fornace migliorata, o anche una fornace normale, però come ho detto già in un altro video, consiglio di fare quelle migliorate a livello 60 in endgame, mettiamo i nodi, le pietre d'argento a sciogliersi e a produrre così i lingotti. Mettiamo poi il carbone e così abbiamo i nostri lingotti d'argento. Quindi dalla pietra possiamo fare i lingotti. E mettendo davanti alla fornace lo schiavo, andiamo a migliorare i tempi di lavorazione dei lingotti o di tutti i materiali che mettiamo all'interno della fornace. Quindi consiglio di cercare questi schiavi e di metterli sempre davanti ai nostri banconi, tanto più che poi anche per quanto riguarda le armature danno anche nuove ricette. L'olio invece lo teniamo dai pesci. I pesci basta mettere, io consiglio di mettere delle basi per terra, per modo che anche se dopo qualche giorno non loghiamo non ci scompaiono, e mettere le trappole per pesci. Qui fa tutto in automatico, quindi troviamo i pesci, i nostri pesci dentro. A questo punto andiamo alla pressa estrattrice
e inseriamo al suo interno i pesci che abbiamo appena pescato. Sotto troveremo che abbiamo fatto l'olio, si formerà l'olio e così abbiamo fatto l'olio. Liquore si può fare anche Lo vado a cuocendo poi i posizionare pesci nella nei cucina, polveri, nel oltre braciere. dagli animali. A questo punto, per fare la base alchemica, Sì, a questo punto resta che potrò fare andare a la inserire base i nostri alchemica. E tre ingredienti e quindi così a consiglio di formare la base guardare come alchemica. sono, come si può fare la polvere d'argento e la polvere d'oro, Un altro video che ho fatto.